Nella sala giunta del Comune di Napoli si è svolto il primo incontro pubblico con le associazioni delle persone con disabilità ed è stata l'occasione per illustrare la delibera dell'11 ottobre scorso con la quale l'amministrazione ha aderito ai principi e alle indicazioni della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, annunciando inoltre la costituzione dell'Ufficio per l'inclusione sociale. La ratio del documento è quella di arricchire in modo significativo il programma istituzionale di attività, interventi ed iniziative rivolto alle persone con disabilità per promuoverne positivamente i diritti ed assicurare opportunità indispensabili alla loro completa integrazione e la partecipazione alla vita cittadina. Riguardo alla Convenzione dell'ONU, il Comune si impegna ad applicarne i principi e le indicazioni nelle politiche decisionali, nei regolamenti e nei servizi, ma anche e soprattutto a favorire un nuovo approccio culturale verso la disabilità, consultando e coinvolgendo direttamente nei processi decisionali le persone disabili e le loro associazioni. Negli anni passati troppo a lungo si è portati a pensare che i disabili fossero dei malati, che avessero bisogno di interventi sanitari e di interventi assistenziali. Invece si tratta di persone a cui devono essere garantiti percorsi di accessibilità, di integrazione vera. Le prime cose da cui partiremo sono esattamente le politiche di mobilità, garantire autonomia di movimento alle persone disabili in questa città e quindi il trasporto e poi ovviamente il superamento delle barriere architettoniche. Questa è dimostrazione del fatto che davvero non si tratta di politiche assistenziali, si tratta di andare ben oltre le politiche assistenziali, queste sono politiche di sviluppo.